addentrarsi nei sentieri dell'anima. La vera esplorazione è meditare. Afferra gli spiriti della montagna. Siamo gocce di un fiume che scorre nell'universo. Dobbiamo sentirci parte del tutto. L'amore è la via. La vera felicità è quando la calma interiore e la gioia esteriore si congiungono sempre senza produrre eccessi. Un cavaliere che non sa combattere, non può vincere. Come del resto, un albero incapace di piegarsi, si spezza. Lasciamo tutto ciò che è evanescente ed illusorio. Meditiamo ed il vuoto diventerà il luogo della verità. La ragione
può investigare sulla natura. Ma solo la mente, tramite la meditazione, raggiunge l'astrale. Si può costringere la pioggia a cadere dal cielo? Bisogna attendere i cenni dell'interiore per trovare la via. La mente è come un mondo inesplorato e vagando senza meta rischiamo di perderci nei meandri dei nostri pensieri. Il suono arriva laddove il pensiero non ha facoltà. L'abisso è la dimora della creazione. La vera saggezza è vedere senza osservare, udire senza ascoltare. Se spostiamo i macigni, allora anche il fiume cambierà il suo corso. Nulla è eterno, ma è questione di tempo.